Tra pochi giorni si vota per le elezioni politiche e probabilmente gli elettori, oltre che per votare col cuore a seconda delle proprie forze politiche, dovrebbero incominciare a chiedersi se fosse opportuno votare anche col portafoglio, perché durante questa campagna elettorale condotta in maniera abbastanza sgraziata, tutti i partiti, nessuno escluso, forse tranne solamente quelle nuove formazioni antisistema che sono appena sorte, che hanno puntato più sul discorso della democrazia, della trasparenza, dei diritti e quant'altro, tutti gli altri hanno fatto a gara per annunciare le spese più improbabili. A tra poco sullo Schiacciasassi. Cari amici vicini e lontani, bentornati a una nuova puntata dello Schiacciasassi da parte di Stefano Elena. Forse ve ne sarete accorti anche voi che in questa campagna elettorale, a quanto insolita, condotta tra gli ombrelloni alla fine dell'estate e agli inizi dell'autunno, si è corso a tutti alla gara di chi la spara più grossa in fatto di spesa, nonostante il fatto che l'Italia sia tra i paesi al mondo tra i più indebitati, secondo solamente al Giappone, che però Giappone ha anche il vantaggio di avere una sovranità monetaria interna e la cosa, diciamo, aiuta sicuramente nella gestione dei debiti pubblici. Però l'Italia, dove il debito pubblico è legato a condizioni internazionali, con molto, circa un terzo del debito pubblico in totale posseduto da soggetti stranieri, bisogna stare molto cauti perché l'andamento del differenziale dei titoli di Stato rispetto italiani rispetto a quello dei tedeschi è sempre in agguato e con l'inflazione che risale e la crisi che incomincia a farsi vedere in tutta la sua forza e nelle prossime settimane la vedremo ancora più consistentemente. Il discorso è estremamente delicato perché non ricordiamoci che con uno spread con il differenziale a quota 500 sono saltati parecchi governi, l'ultimo dei quali quello di Berlusconi, e consegnata l'Italia ai governi tecnici. Andiamo un po' a vedere quelle che sono le varie offerte che sono state fatte dai vari partiti. Iniziamo da Forza Italia e soprattutto da Silvio Berlusconi, che essendo anche il candidato più anziano, diciamo, tra quelli in lizza, ormai viaggia tranquillamente oltre gli 83 anni, si è distinto per reinventare il mitico signor Bonaventura. Ve lo ricordate? Quello delle 1.000 lire che aveva come sogno sempre quello di avere le 1.000 lire al mese e ogni volta che c'era un fumetto veniva fuori una cosa 1.000 lire. Ecco. Berlusconi ha interpretato questo vecchio andaggio del signor Bonaventura in maniera moderna, promettendo la quota di 1.000 euro per tutti i pensionati al minimo, per tutte le donne che stanno a casa, per tutti i giovani che fanno tirocini e quant'altro. Peccato solo che facendo un 1.000 euro a tutti a costoro, i conti dello Stato vadano facilmente a scassarsi. E notiamo bene che già adesso per assicurare la perequazione di tutti i pensionati con l'inflazione che corre tranquillamente oltre l'8% a livello nazionale, dato medio, serviranno circa 20 miliardi di euro e lo Stato ne ha messi in cascina solamente 4. C'è un buco di 15 miliardi che il nuovo governo, chiunque sia, centrodestra, centrosinistra o forse anche un tecnico, dovranno trovare. E il fondo del barile è stato già sufficientemente dragato. Un altro soggetto che la spara grossa è il leghista Matteo Salvini, il quale, oltre a rafforzare il discorso della flat tax al 15%, ed estendendola anche alla soglia di 100.000 euro, punta decisamente su quota 41 per tutti i pensionati, nonostante che la sua quota 100 abbia fatto un deciso flop nei 3 anni di attività. E il taglio delle bollette, dicendo che bisognerebbe fare un extra deficit di almeno 30 miliardi per coprire i maggiori costi. Peccato solo che facendo anche 30 miliardi o anche di più, perché i costi dell'energia sono sicuramente superiori ai 30 miliardi, non si cambia nulla se non si cambia la struttura all'origine. Cambiando fronte, andiamo nel PD, c'è Letta che non è da meno, propone la 14ª mensilità per tutti i lavoratori, soprattutto per coloro che guadagnano meno di 29.000 euro e che costerebbe solamente questo provvedimento 19 miliardi di euro all'anno. Ma poi ci sono tutta una serie di decontribuzioni, di agevolazioni varie, per sempre i soliti, quelli pagano con poco reddito, che però, ricordiamoci, e qua ci sono fior di studi indipendenti che l'hanno certificato, tutti coloro che guadagnano fino a 25.000 euro lordi all'anno, di fatto, a livello fiscale, sono contribuenti a
a carico completamente dello Stato, perché il loro contributo nel gettito complessivo è estremamente limitato, non raggiunge il 5% del totale. Mentre, viceversa, coloro che guadagnano più di 40.000 euro, circa il 15% del totale di contribuenti, pesa oltre il 50% del carico fiscale. Anche qua l'ETA continua sempre a discriminare, favorendo sempre i soliti noti e penalizzando tutti coloro che, bene o male, hanno una responsabilità, guadagnano qualcosa di in più, che poi 40-50 mila euro di guadagno lordi non sono alcunché di trascendentale, perché si riflettono in circa 2.000, 2.500, 3.000 euro netti al mese. Non sono sicuramente stipendi da nababbo, però agli occhi di Letta e dei suoi compagni questo non va, questo non fa specie. Giorgia Meloni, tornando sempre sul fronte del centrodestra, anche lei spende, spande, aumento dell'assegno unico universale, riduzione delle aliquote IVA sui prodotti della prima infanzia, introduzione di quoziente familiare sull'IRPEF, estensione della flat tax fino a 100.000 euro di fatturato. Anche qua sono miliardi che volano. E poi l'ultimo in ordine di tempo è quel Giuseppe Conte, leader dell'M5S, che va a tutta forza con il reddito di cittadinanza, il gioiello dei 5 Stelle, che però ogni giorno che passa fa emergere truffe, malaffare, malversazioni e quant'altro. L'ultimo in ordine di tempo, i percettori rumeni, che non essendo residenti in Italia, stanno tranquillamente in Romania, prende quei 700-800 euro al mese, direttamente versati dall'INPS sul loro conto corrente rumeno. Con una realtà dove 700-800 euro in Italia si fa poco o niente, soprattutto nelle città del nord Italia, mentre in Romania costituiscono un bel signor guadagno a livello mensile e ringraziano naturalmente i contribuenti italiani che pagano. Di tutti costoro, qualcuno parla di come affrontare il problema del deficit pubblico, quel Moloch che oggi, alla fine di luglio 2022, ammonta a 2.770 miliardi di euro? Non si è sentito nessuno. E soprattutto non si sente assolutamente quel signor Mario Draghi che, da quando ha preso in mano il governo della Repubblica Italiana a marzo 2021 ad oggi, sotto il suo governo dei migliori, il debito pubblico è aumentato di circa 150 miliardi di euro. Si dirà che c'è stata in giro la crisi economica, c'era la coda della pandemia da Covid, tutto è cose vere, si sa. Però il discorso è che qua la zavorra del debito pubblico, invece che consolidarsi e calare, continua a crescere e sotto l'input delle varie forze politiche che dicono di fare sforamenti, perché la parola bella non è più neanche parlare di debito pubblico, perché è un tabù, suona male. Ma foramenti, revisioni, ritocchi e quant'altro, perché è tutto un ammanire, una spesa per cercare di ingolosire l'elettore e cercare di rabbonirlo. Quando bene o male la rabbia dei cittadini che devono sempre pagare tanto e molto per avere di ritorno sempre di meno è sempre più forte e probabilmente anche nelle urne del prossimo 25 settembre. Qualche sorpresina potrebbe esserci, con i partiti antisistema, con soprattutto quelli che nati per la protesta contro un dilagare della politica partitocratica, della riduzione sempre più marcata della democrazia, perché gli elettori no, di fatto alle prossime elezioni sono praticamente impossibilitati a scegliere un candidato valido, un candidato che li rappresenti effettivamente, devono accontentarsi delle scelte che gli hanno preparato lì le segreterie politiche, spesso e volentieri paracadutati, candidati invotabili, candidati impresentabili, candidati riciclati. Alla bella faccia della qualità, della capacità, delle persone che abbiano un'esperienza e soprattutto la forza per poter sobbarcarsi gli oneri, perché di onori qua per lo Stato ce ne saranno ben pochi, per poter cercare di traghettare la barca Italia fuori dalla nuova tempesta che sta per arrivare. Cari amici vicini e lontani, nell'augurare a tutti sempre un'iscrizione al nostro canale per darci la forza di andare avanti con questa voce libera, autorevole, indipendente e soprattutto fuori dal coro, vi ricordiamo che votare è un dovere. Rifugiarsi nell'astensionismo è una politica che paga poco. Andare alle urne, votare, magari anche fuori dagli schemi, magari anche fare un voto di protesta per dare un segnale tangibile, questo è invece doveroso. Da parte di Stefano e Elena, un saluto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!